Siamo con Grimaldi e Nicita, porci della notte contro Team Belve. Questa sera dunque big match, scontro al vertice, chiamiamolo come si può chiamare in questi casi. Due squadre a punteggio pieno, 9 punti entrambe. Questa City Cup è dunque in ballo al primo posto. Cominciamo con porci della notte. Insomma, finora ottimo inizio, però questa sera ne rimarrà solo uno, no? Come si dice? Eh sì, questa è la prova del 9. Incontriamo un avversario quotato. Noi la prenderemo seriamente come tutte le partite. Team Belve? Bravo. Sì. Belli carichi? Sì, 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 siamo carichissimi. E abbiamo visto dai risultati che l'avversario è degno di nota e ci impegneremo al massimo per portare a casa il risultato e per arrivare primi nel girone. Conoscete i vostri avversari? Cosa temete oppure puntate più sulle vostre forze? Ma i miei compagni mi hanno parlato una squadra da tenere sott'occhio, ma io personalmente non li conosco. Parla la classifica. Anche voi siete una squadra fortissimi, qual è il vostro punto di forza? Sì. Ma il collettivo sicuramente e qualche individualità eccezionale. Volevo precisare che neanch'io conosco particolarmente gli avversari, non ne ho mai sentito parlare. Bene, datevi la mano in segno di fair play e buon big match. Dai, raga, buoni così. Ciao, ciao.
Yeah.
Vicini, 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 v
No! Ma! 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 Ma!
grande. Stiamo! Così va bene, ma se portato niente a fare? Solo, uomo adesso! Solo, solo, solo! Matte, sei incollato la riga. Guarda, guarda.
Vai! Stai sempre più in bagliere al massimo, non puoi mai stare con te. Non è una cosa per te, ma in bagliere. Due di fare. 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 Torna!
Siamo con Simone Giubarelli, man of the match. Avete vinto più facilmente del previsto questo scontro al vertice, Team Belve contro Porci della Notte, primo posto nel girone in banca, quindi insomma missione compiuta. Assolutamente sì, è andata benissimo, abbiamo preparato molto bene, avevamo un po' paura, forse no, avevamo rispetto e sapevamo che dovevamo fare la gara perfetta. Ci siamo andati molto molto vicini, insomma, gli abbiamo lasciato tre traverse, bene così. Infatti vittoria più facile del previsto. Facile non direi, diciamo che siamo stati bravi a sfruttare quello che abbiamo creato. Abitualmente non siamo così bravi. Bene, quindi insomma ottime prospettive per questo torneo, puntate ad arrivare fino in fondo. Puntiamo ad arrivare avanti, più avanti è meglio è. Diciamo che se continuiamo così possiamo anche essere realisti e arrivare in fondo. Bene, grazie e complimenti. Grazie a voi.